Nata nel 1972, la società Preda vanta una quarantennale esperienza nel settore dei servizi informatici. Oggi questa competenza, che viaggia di pari passo con le tecnologie informatiche più avanzate, rappresenta una realtà importante, un braccio operativo al servizio dei clienti, pubblica amministrazione, istituti bancari, linee aeree, cliniche e varie aziende private. Dalla scansione ottica dei documenti per trasformare la carta in formato digitale all'acquisizione ed elaborazione dati, dall'archiviazione cartacea ai servizi per le banche. Accanto alle tradizionali lavorazioni di assegni ed effetti, offriamo una serie di servizi in outsourcing realmente mirati alle esigenze di ogni singola banca. Dalle tipiche lavorazioni per il comparto dei sistemi di pagamento alla gestione della tesoreria enti, sino ad arrivare al back office operativo in connessione telematica con i sistemi informatici dei clienti. La gamma delle proposte offerte si completa con la gestione del casellario e servizi di postalizzazione. Ogni anno Preda tratta molte decine di milioni di documenti che vengono memorizzati nei vari formati per essere a disposizione dei clienti per eventuali consultazioni da effettuare o sul sito web o direttamente dal documento originale. I documenti, nella loro veste originale cartacea, sono poi archiviati nei siti di destinazione secondo criteri rigidi e razionali ampiamente collaudati negli anni. Siamo in grado di garantire al cliente qualsiasi ricerca nel giro di pochi minuti. In tutte le nostre sedi è stata curata in modo particolare la sicurezza, impianti di spegnimento automatico, impianti di rilevazione fumi ed impianti anti-intrusione collegati con le forze dell'ordine. Al fine di garantire l'autonomia energetica, sono stati previsti dei generatori ausiliari. La sede legale ed operativa della Preda è a Roma, in via Salaria, all'uscita della 1 Roma Nord. C'è poi la filiale di Milano e le unità operative di Cuneo, Padova e Salerno, oltre ai siti aeroportuali di Fiumicino, Linate e Napoli. Infine i tre siti archivistici nel Lazio, due a Cisterna di Latina ed il terzo a Pomezia.